Bentornati sul mio canale, signori. Che giornata di campionato c'è stata? C'è stata la caduta improvvisa della Fiorentina. Doppietta di Lukaku, risponde Leao. Il derby di Milano di Champions comincia oggi. Comincia oggi il derby di Milano di Champions. Comincia oggi perché Lukaku doppietta, Leao doppietta. Botta e risposta fra le due squadre milanesi. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati su tutto. Chi vedrà questo video, lo sto dicendo quasi un'ora e mezzo prima della partita. Un'ora prima della partita. Ancora non so la formazione. Chi mi segue va sui miei canali social. Signori miei, se Rugani, se il signor Allegri mette Rugani titolare per fermare Osimhen, io pretendo che dopo la partita di stasera, perché sarà una disfatta, se deve essere Rugani a fermare Osimhen, dopo la partita di stasera io pretendo le dimissioni di Massimiliano Allegri, perché io posso capire tutto ma non posso pretendere. Io ancora non so le formazioni, ho visto le presunte formazioni e portano Rugani titolare. Anch'io nei miei social ho messo Rugani titolare, ma se Rugani deve giocare titolare, deve essere Rugani a fermare Osimhen, io con tutto il rispetto dopo la partita di stasera cerco le dimissioni di Massimiliano Allegri, va bene? Poi vediamo, ma intanto analizziamo le partite di oggi. L'Udinese vince lo scontro contro la Cremonese 3-0. Questa sconfitta, se non è aritmeticamente in Serie B la Cremonese, manca davvero poco. Un Udinese che la partita si mette bene perché dopo due minuti Samardins riesce a portare in vantaggio l'Udinese, poi la chiude Perez e poi al 27esimo e poi al 36esimo raddoppia l'altro attaccante della squadra friuliana. Un 3-0 senza mai, senza sé. E l'Udinese fa una delle sue ultime migliori stagioni, perché è rimasto sempre dall'altra parte della classifica, fra il decimo o l'ottavo, addirittura a un certo punto era anche nelle prime quattro posizioni. Ha fatto un ottimo campionato, complimenti all'Udinese e alla squadra friulana. Dall'altra parte abbiamo una Cremonese che, oltre al miracolo di riuscire ad arrivare in semifinale di Coppa Italia eliminando squadroni come Napoli e Roma, poi contro la Fiorentina è crollata in casa 2-0. Io penso che ormai la finale è persa, semifinale, la Fiorentina è andata già in finale. Altre cose ha fatto poco, però ultimamente si sta togliendo soddisfazioni, che ha vinto, almeno sembrava che non dovesse mai vincere, almeno quest'anno, almeno in questo campionato si è tolto la soddisfazione di vincere tre partite, quella con la Roma, ha vinto lo scontro contro la Sampdoria e questo contro l'Empoli, tre belle vittorie, e sta facendo il suo brutto, mi dispiace, campionato. Ma andiamo alla sorpresa di giornata. La sorpresa di giornata è Monza-Fiorentina, una Fiorentina che era partita a mille dopo 13 minuti con Kouamé, colpo di testa, Biraghi su calcio di angolo, Kouamé lasciato tutto solo, colpisce il testa e realizza l'1-0 dopo il secondo gol della Fiorentina. È qualcosa di spettacolare. Dodò punta Pesina, lo lascia a terra di tacco, la passa a Kouamé le mette in mezzo, Saponara tutto solo fa il 2-0, tutto solo, lasciato tutto solo, fa il 2-0. Però signori miei, a un certo punto, quando io dico che ci vuole una scintilla per cambiare la partita, la scintilla è arrivata al 26esimo quando fu una palla buttata nel mezzo lì in Oca, su una rimessa Biraghi la tocca e fa l'autogol. Quella è stata la scintilla che ha fatto, che ha cambiato completamente la partita, perché da quel momento in poi c'è stato un assolo unico del Monza. Addirittura al 43esimo De Gregori, il portiere, dalla sua porta la lancia verso Dani Mota tutto solo supera il portiere della Fiorentina, che non mi ricordo chi è, Terracciano, e fa il 2-2, e fa il 2-2. Tu non puoi partire da De Gregori, lancia a Dani Mota tutto solo. La difesa della Fiorentina dormiva, lasciato tutto solo, realizza il gol del 2-0, del 2-2. E al 46esimo addirittura il Monza era andato in vantaggio, perché Pesina
su un calcio d'angolo riesce a anticipare tutti, fa gol, però poi viene annullato giustamente per tocco di mano, però è in bambola, è in bambola, è completamente in bambola la Fiorentina. E anche nel secondo tempo attacca completamente il Monza, la Fiorentina nel secondo tempo non esiste in campo, addirittura c'è calcio di rigore, va a Capitan Pesina che realizza il 3-2, un capovolgimento di fronte, cose davvero strane della vita, perché se noi andavamo a vedere la Fiorentina nei primi 26 minuti non c'era partita, aveva dato un 1-2 da capo tecnico, se era un incontro di box quell'1-2, come Saponara era un capo tecnico, poi la scintilla, ecco perché dico, quando si perde 2-0, 3-0 non si deve mai arrendere, perché una scintilla può cambiare la partita. Quella scintilla è stata l'autogol di Biraghi, che ha dato energia a uno stadio, a un pubblico, ed è 2-0, una sconfitta. Forse le fatiche di Coppa, però signori, io non lo so, è stata secondo me una sconfitta brutta. Italiano incazzato nero con la squadra, Italiano che ha detto parole dure, perché due partite uguali in meno di 4 giorni, perché pure quella in conference contro i polacchi è stata sottovalutata, e se non era per Sottile poi Castrovillari, tu rischiavi di perdere quella partita. Oggi vinci 2-0 e poi chiudi, spegni la luce, spegni completamente la luce. Monza, che questa è una delle vittorie secondo me più belle, anche della prima vittoria storica in Serie A contro la Juve, perché questa è la vittoria di rimonta, qualcosa davvero davvero stupendo che il pubblico ha apprezzato. Alle 16 invece c'è stato un Milan Lecce nel segno di Leao, nel segno di Leao, davvero Rafael Leao oggi è il Milan, Rafael Leao è il Milan, quando Rafael Leao si sveglia è davvero pericoloso. Ha fatto i conti il Milan, perché Leao ha deciso di giocare, il Napoli in Champions, che ha deciso di giocare questa settimana, e l'ha battuto Leao, il Milan l'ha battuto Leao, e oggi signori miei ha fatto davvero qualcosa di davvero bello. Sul primo gol, sul calcio d'angolo Tonale, lasciato un cross a Tonale, batte calcio d'angolo Tonale, Leao viene da dietro, colpisce testa, realizza l'1-0, ma non contenta ancora Leao, al 75esimo decide di chiudere la partita, partenza tutta di Leao, punta l'uomo, Maschirotto non riesce a fermare e conclude per l'1-0, un 1-0 pazzesco, un 2-0 scusate pazzesco, un Milan davvero Leao dipendente. Se Leao decide di non giocare con le giabatte è un giocatore devastante. Se questo giocatore qua avesse, facciamo esempio, la continuità di un Cristiano Ronaldo, la continuità di un Mbappé, di un Haaland, stiamo parlando secondo me del giocatore più forte del mondo. Secondo me se Leao ha la continuità di questi giocatori è più forte di Mbappé, è più forte di Haaland, perché signori miei questo spacca le partite, questo giocatore qui spacca le partite. E se il campionato lo scudetto lo scorso anno l'hanno vinto perché Leao ha deciso di giocare a calcio, oggi Leao ha fatto un partitone. Vediamo un po' di statistica di questa partita: possesso palla 70-30, tiri 8-9, tiri in porta 5-4, tiri fuori 2-4, tiri fermati 1-1, punizioni 9-9, calci d'angolo 4-2, fuori gioco 3-0, rimesse laterali 22-24, parate 4-3, falli 5-10, cartelli gialli 1-1, contrasti 16-23, attacchi 136 contro 87, attacchi pericolosi 54-32, un dominio del Milan, un Milan che in questo momento, andiamo a vedere un po' la classifica, supera sempre l'Inter che l'aveva raggiunta oggi, il Milan 56 a pari punti con una Roma che ancora deve giocare una partita, soprattutto a 56 a raggiungere la Roma al quarto posto, però per via degli scontri diretti resta così,
resta 56, che raggiunge la Roma 56, l'Inter resta 54 e soprattutto la settimana prossima, secondo me, si decide gran parte di questo campionato. La settimana prossima ci sono scontri davvero davvero pazzeschi, perché andiamo a vedere il calendario della settimana prossima. Abbiamo dov'è? Inter-Lazio e Roma-Milan. Qui si decidono i posti centro. Signori miei, iscrivetevi al canale, stiamo sempre concentrati, e soprattutto se oggi gioca Rugani, io cerco l'esonero, io pretendo l'esonero di Massimiliano Allegri. Ciao!